Un saluto agli amici di Mille Una Avventura. Ho pensato di giocare questa avventura per antonomasia. La giocheremo in un modo particolare, non seguiremo un gameplay per risolvere i vari enigmi che ci si presenteranno, ma avremo un obiettivo ben preciso da raggiungere. E da cosa prendiamo spunto, come al solito? Ecco, il sito di Old Games Italia ha riproposto una serie di articoli sulle opere di narrativa interattiva degli anni 70, in particolare questo adventure che giocheremo questa sera, e siamo già arrivati alla parte terza dell'avventura completata. Chi avesse seguito il canale qualche tempo fa avrà visto che abbiamo già letto alcuni di questi articoli tradotti da The Ancient One, che seguono che cosa? Lo sviluppo di Adventure. Che cos'è? Per chi non lo sapesse, la prima avventura testuale della storia, o meglio, c'è un'avventura che l'ha preceduta, ma quella, ufficialmente riconosciuta come prima avventura testuale è proprio questo Adventure. In questa serie di articoli abbiamo seguito come dal 1973, l'anno in cui Crowther ha creato questa avventura testuale, ecco, quindi 1973, parliamo di più di 40 anni fa, ecco, qualche anno dopo, nel 77, un simpatico personaggio del nome di Don Woods ha ripreso questa avventura che era stata lasciata dal suo autore in una forma in parte incompleta, diciamo, e l'ha completata, l'ha portata alla forma definitiva che poi è stata giocata per anni ed ha ispirato classici del genere come Zork della Infocom. E in questa l'avventura completata, in questa serie di articoli, nella parte seconda, si racconta come lo stile di Woods, che ha completato appunto varie parti di questa caverna, di questa Colossal Cave, dove viene appunto dove gli avventurieri si addentrano per recuperare dei tesori. Ecco, questo Don Woods ha completato con alcune location non previste originariamente da Crowther. In particolare, una di queste stanze, come si suol dire nelle avventure testuali, molto interessante, è questa che si chiama Una vista da trattenere il fiato. E inizia dicendo: sei all'estremità di una vista che ti fa trattenere il fiato, ma noi ce la teniamo nascosta questa descrizione, perché quello che vogliamo fare oggi è partire dall'inizio dell'avventura, addentrandoci nei vari meandri di questa Colossal Cave per arrivare come nostra meta a raggiungere una vista da trattenere il fiato che leggeremo per esteso. Quindi un'avventura che seguiremo non con lo scopo principale di andare a recuperare i tesori che ci possono essere nascosti in questa caverna, ma avremo questa meta. E per farlo che cosa utilizzeremo? Beh, sempre grazie al sito di Old Games Italia, tutte queste avventure testuali hanno la soluzione o almeno una mappa che aiuti gli avventurieri che affrontano per la prima volta questi meandri, gli aiutano a orientarsi senza dover perdere tempo a creare una mappa propria. E qui potete vedere le mappe di Festuceto che ha appunto percorso Adventure nella sua interezza, o almeno in gran parte, con mappe riportate su dei fogli a quadretti, vedete pagina 1, pagina 2, ecco, sono un po' difficili da leggere perché le ha in qualche modo digitalizzate con un cellulare, e allora noi utilizzeremo le mappe di The Ancient One perché nella diretta si vedono molto meglio. E in cosa consiste Adventure? L'ho già un po' accennato. Per chi avesse visto il gameplay di Zork primo,
È praticamente la stessa cosa. Zork, nei primi anni 80 ha ripreso Adventure, l'ha trasformato in qualche sua parte, ma è partito da un classico, la Infocom è partita da un classico del genere per poi creare qualcosa di diverso con tutti i seguiti che ci sono stati. Però le basi di queste avventure, di questo genere, di questo stile erano già state poste da Crowther nel 73, praticamente 10 anni prima che le avventure testuali propriamente dette divenissero di pubblico dominio sui personal computer degli anni 80. Ecco, chi giocava a questa adventure utilizzava i mainframe istituzionali di università o di centri di ricerca. Ed erano interessante leggere questa serie di articoli di appunto The Digital Antiquarian, sempre ultimamente tradotti da The Ancient One, perché ci si rende conto di come questi computer fossero importanti dal punto di vista della ricerca e ci fosse anche un tempo macchina a disposizione che sicuramente era sprecato se veniva usato per giocare con questi giochi. In ogni caso, negli articoli si spiegano tutti questi particolari. Allora, Will Crowther si è inventato questa, visto che era anche uno speleologo, quindi aveva passione per i tunnel che si possono trovare in queste. Non so cosa sia successo, comunque credo ci sia un follow, quindi grazie per il follow, chiunque tu sia. Purtroppo non lo vedo, poi vado a vedere chi è. Comunque stavo dicendo che Will Crowther come speleologo era appassionato di grotte, di tunnel e quindi si è inventato per primo praticamente, a parte qualche precedente che forse vedremo in qualche altro gameplay, si è inventato questa Colossal Cave che in parte esiste realmente e ha creato una serie di tunnel che collegano varie, c'è una zanzara qui che ora cercherò di eliminare, che appunto collegano varie stanze che contengono dei tesori e per raggiungere questi tesori e portarli alla base, diciamo così, bisogna superare vari tipi di enigmi. Ecco, quello che vedete qui, noi ovviamente ignoreremo completamente i tesori perché il nostro obiettivo e arrivare alla questa vista da mozzare il fiato dopo aver percorso stanze su stanze. Chissà quante ore ci vorranno, spero di riuscire a rimanere in un'ora, ma vedremo. Ecco, questa prima mappa che vedete, non so quanto si legga bene, è la parte superficiale che poi porta al sotterraneo, alla Colossal Cave, esattamente come in Zork. C'è un edificio e noi ci troviamo all'esterno di questo edificio e dovremo spostarci qui a sud per arrivare da una grata che si dovrà aprire con una chiave e potremo penetrare quindi nel mondo sotterraneo di Adventure. Quindi questa è la parte superficiale, ci sposteremo solo verso est e poi andremo direttamente a sud per entrare nella grotta. E qui potete vedere la grotta, potete non vedere probabilmente la grotta proprio perché la mappa è molto complessa. Qui vedete, poi lo vedrete meglio fuori la grotta, questo rombo in rosa e dovremmo addentrarci in questi meandri seguendo un percorso particolare in cui ora non mi ritrovo più, speriamo bene. Per poi girare da questa parte verso ovest e risalire qui dove c'è questa una vista da mozzare il fiato. Ecco, vabbè, ve lo faccio vedere meglio dopo. Quindi penetreremo all'interno dei meandri di questa Colossal Cave e cercheremo di raggiungere la nostra meta. Queste stanze che si leggeranno malissimo, evidenziate in blu, sono quelle che contengono i tesori. Tesori di vari tipi, monete, diamanti, forziere del pirata, come forse si legge, e bisogna raccoglierli per ottenere i punti. Crowther si è inventato anche il sistema a punti per procedere in questa avventura, sistema a punti che poi è diventato
un classico delle avventure testuali ed è stato abbandonato solo in tempi recenti con le avventure più moderne. Ecco, vedete, tutte queste locazioni blu contengono dei tesori e bisogna recuperarne tanti. Eviteremo totalmente, sembra tutto qui. In realtà ci sono queste locazioni con colori particolari che diventano dei veri e propri labirinti, quindi ci sono dei labirinti all'interno dei quali bisogna spostarsi con dei trucchi che abbiamo già visto parlando di Zork. Noi non penetreremo nei labirinti per arrivare alla vista da mozzare il fiato, non è necessario addentrarsi nei labirinti. Ecco, questo è un po' quello che faremo questa sera e quindi speriamo di riuscire. Perché è un po' complicato su un tablet da 10 pollici guardare la mappa e seguire anche l'avventura. Comunque chiudiamo qui. Siamo ovviamente in diretta e quindi saluto la chat. C'è Elsa, ciao Elsa, c'è Gwen, c'è Festuceto, ci sono tutti gli affezionati della chat che Festuceto è anche autore di queste mappe. Ha usato uno scanner per Android che evidentemente funziona molto male. E poi c'è Gwen che dice: insomma, si stanno come al solito scambiando opinioni su cose che non c'entrano assolutamente niente con la diretta, e questo mi fa ben sperare che mi seguano per aiutarmi nel seguito. Allora iniziamo, direi. Io dovrei avere predisposto la mappa, una mappa che posso ingrandire un po' di più, quindi dovrebbe vedersi qualcosa. Adesso schermata totalmente bianca. Ecco qui siamo già nel mondo sotterraneo, vedete fuori la grata, sotto la grata, e poi dovremo spostarci verso ovest, per andare sopra una piccola buca. Questo è il nostro primo passaggio nel mondo sotterraneo. Dovrebbe esserci anche, ecco, l'avventura già aperta. Ecco, noi stiamo usando effettivamente la versione tradotta da Giovanni Riccardi dal 97 al 2002, ha curato questa traduzione di Adventure che parte da una conversione degli originali prodotta da Graham Nelson nel 94, quindi una ventina d'anni dopo la produzione di Adventure, la prima scrittura da parte di Will Crowther, che poi appunto è stata ampliata da Don Woods, dicevamo nel 77. Ecco, nel 94 Graham Nelson l'ha riprodotta con il suo sistema Inform, e grazie a questa conversione in Inform è stato possibile realizzare la traduzione italiana. Abbiamo fatto anche un po' di storia, quindi 20 anni erano passati da quando c'è stata questa conversione e diciamo più o meno altri 20 anni sono passati da allora. Stiamo facendo davvero dei salti nel tempo. Allora, siamo quindi benvenuti nell'avventura, questo è come si apre Adventure. Ovviamente qui nell'originale trovereste Adventure e poi troverete la descrizione della stanza in cui ci troviamo. Quindi noi siamo alla fine di una strada A few moments later. e siamo allo snodo con le pareti calde. Le pareti, qui c'è qualche problemino, le pareti sono piuttosto calde qui. Da nord può essere udito un costante rombo così forte che l'intera caverna sembra tremare. Un altro passaggio conduce a sud e un basso sentiero va verso est. Ecco, in pratica sembra che siamo in una zona poco testata da Giovanni Riccardi, perché questi testi contengono due refusi in una sola riga. È una cosa. È una cosa brutta. Vabbè, comunque è capitato, Giovanni Riccardi ha fatto un lavorone a tradurre tutta questa roba, non lo stiamo ovviamente criticando assolutamente. Ecco, siamo arrivati allo snodo con le pareti calde e andando verso nord finalmente vedremo una vista da trattenere il fiato. Siamo arrivati alla nostra meta e abbiamo sforato di 5 minuti, poi ci vorranno altri 5 minuti per vedere l'orso e poi chiuderò. Andiamo verso nord.
Ed eccoci a una vista da trattenere il fiato. Questa è opera di Don Woods, quindi è un testo che gli avventurieri, per fortuna non avevo sbagliato con gli Papers Adventures, ovviamente non speravo ci fossero tutti e sei, credo siano sei, sono due, e questo fa aumentare l'audience del canale di un 300% all'incirca. Allora, dicevamo che questa è completamente opera di Don Woods e quindi gli avventurieri che si sono, sono penetrati nella Colossal Cave hanno potuto leggere questo testo solo dal 77 in poi. Nel 73 questa parte non era prevista. Una vista da trattenere il fiato. Sei all'estremità di una vista che ti fa trattenere il fiato. Giù, molto lontano, c'è un vulcano attivo, da cui provengono fiumi di lava incandescente che si riversano nelle profondità. E le rocce fiammeggianti riempiono la caverna di un bagliore rosso sangue, dando a tutto un'apparenza soprannaturale e macabra. L'aria è piena di scintille tremolanti di cenere e di un forte odore di zolfo. Le pareti sono bollenti al tocco. E il rimbombo del vulcano soffoca tutti gli altri suoni. Attaccata al soffitto frastagliato, molto sopra la tua testa, c'è una miriade di contorte formazioni di puro alabastro che disperdono la luce tenebrosa in sinistre apparizioni sopra le pareti. Su di un lato c'è una profonda gola piena di un bizzarro caos di rocce triturate che sembrano essere state fatte dal diavolo in persona. Un fiume immenso di fuoco esce fuori rumorosamente dalle profondità del vulcano, brucia la sua strada attraverso la gola e precipita in una buca senza fondo, molto lontana da te, verso la tua sinistra. A destra, in un immenso geyser di vapore acqueo, erutta continuamente da un'arida isola al centro del lago sulfureo che bolle in maniera inumana. La lontana parete destra brucia di una sua propria incandescenza che concede un ulteriore splendore infernale alla già infernale scena. Un buio, minaccioso passaggio esce in direzione sud. Ecco qui, questa è la vista da trattenere il fiato. Anche qui notate refusi, questo fiammeginati, e ce n'era un altro che adesso non vedo. Quindi in questa parte, ecco, questo fatte dal diavolo afte, no? Dal diavolo in persona. Quindi sono sfuggiti questi refusi proprio in questo testo suggestivo, ed è strano che non siano stati corretti dal 2002 ad oggi. Questa è una versione, del 2002 a quanto abbiamo letto all'inizio. Comunque, questa è la famosa vista da trattenere il fiato, e chi arriva qui si chiede: ma a che serve questa vista? Non serve assolutamente a nulla, ve lo posso anticipare, è solo un premio per chi si addentra così in profondità nella Colossal Cave di Crowther e Woods. E perciò quello che ho voluto fare in questo gameplay è proprio portarvi a vedere questa vista da trattenere il fiato, rivelando 3-4 enigmi piuttosto tosti che io sicuramente senza avere qualche spunto non sarei riuscito a risolvere da solo. E allora che facciamo adesso? La vista l'abbiamo così ammirata. Negli articoli che vi ho citato su Old Games Italia, qui si parla di somiglianze con la descrizione del Monte Fato di Tolkien, della famosa trilogia, e quindi c'è tutta una discussione su questa descrizione. Comunque vi lascio leggere gli articoli per approfondire. Allora, quindi vi ringrazio tutti, ringrazio Guemir, Pina, Festuceto, Elsa che poi non ho più visto dopo un po', e tutti quelli che hanno seguito la diretta e va bene. Cose strane in chat, ma ce ne faremo una ragione. Allora, buonanotte di nuovo a tutti e grazie per avermi seguito e avermi fatto compagnia. Alla prossima!